Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi nuova ricetta, faremo una ricetta vegetariana con un'alternativa per i vegani e si tratta di melanzane ripiene di verdure con feta oppure per i vegani al posto del formaggio della feta metteremo del tofu. Andiamo a vedere gli ingredienti. Bene, per la nostra ricetta avremo bisogno di una melanzana abbastanza grande, mi raccomando, e non troppo matura, una zucchina, due peperoni, in questo caso io ho preso dei peperoni dolci, però potete usare anche dei peperoni normali, la nostra feta, in alternativa per i vegani il tofu, e le nostre spezie, aglio, peperoncino e prezzemolo. Andiamo alla preparazione. Bene, per la preparazione andiamo a tagliare la nostra zucchina, la taglieremo a cubetti, non troppo grossi mi raccomando, altrimenti stenterà a cuocere. Andiamo a tagliare i nostri peperoni a striscioline fini, levando i semi all'interno. Ed ora facciamo la stessa cosa con la nostra feta oppure con il vostro tofu. Bene, in una padella antiaderente metteremo un po' di olio extravergine d'oliva, faremo scaldare appena la nostra padella e andremo a versarci le nostre verdure appena tagliate. Ora aggiungiamo un po' di aglio, un po' di prezzemolo e un po' di peperoncino. Ora facciamo rosolare le nostre verdure, aggiungiamo un po' di sale . Ora le faremo cuocere in padella con un coperchio a fuoco basso per circa 5-10 minuti . Bene, mentre le nostre verdure stanno cuocendo andiamo a preparare la nostra melanzana . La taglieremo a metà ed ora andremo a svuotarla leggermente al suo interno. Bene, ora che abbiamo svuotato le nostre due melanzane e le nostre verdure sono cotte, andiamo a mettere sul fondo delle melanzane alcuni pezzi della feta oppure del tofu ed ora andiamo a inserire al loro interno le nostre verdure cotte. Le nostre melanzane sono pronte, ora le metteremo all'interno di una teglia con un po' di carta da forno. Metteremo ancora una spolveratina di sale, un filo di olio extravergine e le cuoceremo in forno ventilato a 200 gradi per circa 20 minuti. Bene, le nostre melanzane sono pronte, impiattate, le potete accompagnare con due fette di pane tostato e può essere un primo alternativo oppure un contorno. Bene ragazzi, spero che la ricetta vi sia piaciuta, se avete delle alternative fatecelo sapere o comunque dei modi diversi di come proporre questo tipo di ricetta. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, come al solito un pollice in su. Tanti saluti ai vecchi e nuovi iscritti e ci vediamo alla prossima ricetta su Ginger Life. Ciao a tutti!